Ciao ragazzi e benvenuti a Pizza Talk, bentornati. Oggi parliamo di ecosostenibilità, quindi corsi sull'ambiente, sull'essere sostenibili per le aziende, eccetera. Ne parliamo con Fulvio, che avete già visto nell'episodio sui corsi di sicurezza, ma che lascio si presenti di nuovo a voi, perché magari siete capitati sul canale per la prima volta. Prego Fulvio. Grazie Ivano, innanzitutto grazie per questa opportunità di poter parlare con voi, con Ivano, con voi amici. Io amo definirmi un po' un economista d'impresa, un fiscalista, innamorato anche della formazione. Quindi sviluppo in modo molto piacevole anche e tengo corsi di formazione per quanto attiene la sicurezza, ma anche l'ecosostenibilità, una parolona doppia della quale a volte ci riempiamo un po' la bocca, insomma, perché è un po' di moda, no? Oggi è diventato di moda essere ecosostenibili, poi uno non sa se è un ecosostenibile come busta di perborato oppure se è ecosostenibile in un discorso molto più ampio, però mi fermo qui. Perché lascio a Ivano poi la conduzione di questo incontro. Prego. Ok, Fulvio, che cos'è? Cosa sono i corsi di ecosostenibilità? Perché non mi è molto chiaro, o almeno non è chiaro magari chi ci sta guardando. Ma Ivano, non è chiaro anche perché è una formazione in itinere. Noi stiamo ancora sviluppando una presa di coscienza di questo mondo che cambia. Soprattutto stiamo sviluppando una presa di coscienza di noi persone più o meno responsabili della conduzione dell'ambiente. Ti faccio un piccolo esempio. Un tempo i contadini, senza nessuna imposizione, pulivano le rogge, pulivano i fossi, che utilizzavano poi per l'acqua. Voi sapete che la nostra Lombardia si pregia del lavoro incredibile fatto dai monaci per rendere fertile questa nostra terra che era una iattura, era incolta. Quindi noi abbiamo ancora, dobbiamo dire ancora grazie a queste persone che hanno permesso di bonificare i nostri terreni. Ora, oggi l'agricoltore non si occupa più di pulire le rogge e i fossi in primavera. E quindi noi abbiamo queste incredibili bombe d'acqua e abbiamo queste incredibili torture sul territorio che sono gli allagamenti, le frane e quant'altro. Un piccolo esempio per dirti che l'uomo ha una mission davanti, non solo quella di riempirsi la bocca, di avere l'aria pulita, ed essere ecosostenibile, ma di formarsi, prendere coscienza ed educare la sua condivisione con l'ambiente che lo circonda. I corsi di ecosostenibilità sono in evoluzione perché riguardano tante tematiche. Tematiche ambientali, tematiche prettamente anche hobbistiche. Noi spaziamo da corsi di apicoltura a corsi sulla Seveso 3, ad esempio. Sono due cose diametralmente opposte. L'apicoltura è una gioia del palato e del cuore. La Seveso 3 è un'imposizione derivante dalla comunità europea, con ben 15 anni di parto, per cercare di evitare quello che nel luglio del 76 fu l'incredibile sciagura di Meda, dove l'ICMESA fece uscire una nube altamente tossica, che produsse poi in effetto problemi umani di respirazione e di bonifica ambientale. Ecco, perché questo non possa più. Noi teniamo corsi cosiddetti Seveso 3, dove andiamo a parlare a quelle aziende mappate a livello italiano per alto rischio di inquinamento. Ok, giusto per capire, fammi un esempio di un corso di ecosostenibilità che può essere fatto a un'azienda, non so, dell'indotto automobilistico. Sparo. Sì, l'indotto automobilistico ha dei rischi e delle attenzioni che possono essere indirizzate ai verniciatori,
che usano solventi, possono essere indirizzate ai reparti meccanici, dove oli esausti, dove particolari utilizzi di materiali dannosi possono condurre a problematiche sia verso i lavoratori che per l'ambiente. Ti offro una chicca, il grande, posso dirlo, falso filantropo Bezos ci lancia le Tesla, che sono macchine elettriche con l'impiego di materiali quali il litio, altamente dannoso, e quindi anche in questo comparto automobilistico noi dobbiamo stare ben attenti. Noi dobbiamo stare ben attenti, proprio perché noi rischiamo di utilizzare e riempirci la bocca di utilizzare Tesla ad energia pulita, quando un'ultima circolare dei vigili del fuoco vietano l'introduzione degli stessi in caso di incendio, perché tu sai che il litio è altamente autocombustibile e non si spegne nemmeno di fronte a un intervento dei vigili del fuoco come fosse un combustibile normale, no? Quindi ho voluto mettere sulla bilancia questo piccolo concetto, anche se la forza dei corsi che noi facciamo è quella dell'economia circolare, cioè un prodotto che possa essere riutilizzato a favore delle persone e dell'ambiente. Quindi qua ti porto ad esempio la GDO. Un comparto a noi noto, dove siamo in una grande metamorfosi, perché stiamo abolendo con le scimitarre il packaging di plastica. Questo i governi precedenti hanno pure profuso e sanzionato con una plastic tax l'utilizzo della plastica, e dobbiamo andare a riprendere il concetto del vetro e del cartone. Come vedete, amici, sono tematiche molto forti che richiedono una precisa formazione e anche una precisa conoscenza, proprio perché uno che non vuole più adoperare le buste in plastica deve capire come rapportarsi anche all'utilizzo di un altro nuovo packaging che oramai per l'imposizione europea è alle porte. Ok, quindi questi corsi sono rivolti ai manager, sono rivolti ai lavoratori, sono rivolti ai quadri. Sono rivolti a tutte quelle figure apicali e intermedie presenti all'interno delle varie società e delle varie tipologie di società. Ok, quindi Sono rivolte dirigenti. anche ai lavoratori. Non dimentichiamoci, ad esempio, che l'ultimo corso previsto nella news, la new entry, è quello dei disoccianati, per l'utilizzo di materiali tossici da parte dei lavoratori del campo delle vernici, delle colle, ed è una precisa regolamentazione europea. Ho capito. Quindi è un campo totalmente in divenire questo. Prevedi che sia in forte sviluppo per quanto riguarda il mondo della formazione, che rimanga un po' in una nicchia, un po' come determinati tipi di corsi, oppure appunto, cosa prevedi? No, io nel mio modesto pensare prevedo che la formazione abbia un ruolo da gigante, come sempre. Noi siamo in una grande contraddizione. Siamo in un mondo, amici, dove prevale la comunicazione social, dove prevale l'attimo e l'essenza della comunicazione immediata. Non dobbiamo dimenticarci di approfondire, non fidarci delle fake news, ma approfondire i concetti e le basi di ogni comunicazione. Quindi la formazione senza dubbio avrà un'espansione che mi auguro notevole, proprio perché in gioco ci sono le sicurezze, la salute e c'è in gioco l'ambiente, anche perché io credo che il primo compito nostro, ma anche delle giovani generazioni, sia quello di
amare questa nostra terra, questo nostro territorio. Non sarebbe più corretto inserire l'ecosostenibilità anche all'interno delle scuole elementari medie? Direi che è un preciso compito formativo. Io credo che questo attuale ministro possa anche, oltre ad eliminare giustamente i cellulari nelle ore di lezione, e qui mi permetto di sfidare un pochino gli ascoltatori, no? C'è chi per sì, c'è chi per no, c'è chi mi muore perché non ha una comunicazione, c'è chi invece lo vede una cosa positiva. Io credo che oltre a tutti questi strumenti, noi dovremmo riprendere in modo forte la formazione anche di questi concetti in età scolare. Certo che sì. È lì che noi cominciamo a dare un senso e un'appartenenza anche ai piccoli, anche alle scuole primarie. Certo che sì. È un'educazione civica, in fondo, che un tempo c'era, adesso forse la si rispolvera. Ma noi dobbiamo innamorarci di questo nostro paese, di questo nostro, che tra l'altro non ti tedio, non vi tedio, ma è un paese bellissimo, dove da nord a sud questa grande lingua sa dare profumi, sostenibilità, microclimi e prodotti fantastici. Per cui questo è una mission senz'altro che ci appartiene. Perfetto, grazie mille Fulvio, con voi ci vediamo al prossimo video e niente, alla prossima! Grazie Ivano, grazie a tutti, buona giornata.